Dietro da parte vostra quale lavoro c'è stato? Ma per ora poco, nel senso che abbiamo offerto l'ospitalità, però direi che questa è un'altra delle associazioni che si va a sommare alle numerosissime associazioni che ci sono sul nostro territorio, che sono molto vitali, che collaborano con le amministrazioni locali proprio per cercare insieme di trovare le soluzioni a problemi che sono veramente molto grandi. Quindi solo l'unione delle forze riesce forse a trovare un pezzo di soluzione. Noi la sede non ce l'abbiamo ancora e siamo alla ricerca. Questo deve essere un punto di partenza virtuale per il momento, perché chiunque ci ascolta, chiunque è intervenuto, magari possa avere la possibilità di darci uno spazio. La vita è cambiata perché, bene o male, non li teniamo più in casa, li portiamo fuori, abbattendo quello che è prima di tutto la nostra remora. Avere una persona che tutti guardano, che spesso guardano come una persona diversa, gli occhi a mandorla, se sono visti sul viso di una modella sono un segno di estrema bellezza, ma visti sugli occhi di un bambino fanno handicappato. È importante però che le persone si trovino queste forme associative perché riescono molto di più a filtrare il bisogno individuale e quindi a farlo diventare un problema che è condiviso, che è collettivo.